Un anno fa parte il tavolo tecnico cultura su tutti i territori che vanno da Portici a Castellammare di Stabia per studiare gli effetti del grande progetto Pompei. Perché il grande progetto Pompei non prevede solo il finanziamento di 105 milioni per la ristrutturazione interna dei siti archeologici, che sapete c'era il rischio che il sito uscisse dall'elenco UNESCO, e adesso c'è questo programma straordinario che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2015 per effettuare tutta una serie di ristrutturazioni e riqualificazioni interne del grande progetto Pompei. Ma il grande progetto Pompei fa riferimento anche a una cosa, a una buffer zone, quello che loro definiscono una buffer zone, che come abbiamo detto sono i comuni che vanno da Portici a Castellammare di Stabia, anche interni quelli che sono sotto il Vesuvio, perché si prevede che il Pompei non deve essere solo un attrattore legato solo semplicemente agli scavi, ma deve portare una ricchezza e un turismo che si distribuisce sul territorio. Si distribuisce sul territorio, che è capace di fornire altri siti culturali, altri siti artistici al turista, e che quindi porterà ricchezza sul territorio trattenendosi all'interno dei comuni. E quindi noi abbiamo aperto, diciamo, un approfondimento di questo tema per evitare che ancora una volta ci sia un'occasione sprecata per il territorio. Il decreto BRAI, che prevede l'istituzione del grande progetto Pompei, parla di una strategia unitaria sul territorio, quindi intervenire in modo organico per costruire quel turismo sul territorio che sia diffuso, come il nome del convegno di oggi, Pompei turismo diffuso. Questa è la buffer zone, delimitata dalla linea blu, che vedete si estende alle pendici del Vesuvio, e rappresenta l'area di intervento. Iniziamo a vedere chi c'è al tavolo del grande progetto Pompei per la buffer zone. Allora, abbiamo il Ministero dei Beni Culturali, abbiamo la regione, il presidente della regione Campania, provincia e significa città metropolitana, e tutti i sindaci degli enti locali. Qui vediamo quali sono i tre itinerari che hanno elaborato all'interno di questo tavolo. Itinerario asse nord-sud, da Reggio a Reggio, itinerario della Reggio Borbonica di Portici alla Reggio del Quisisana di Castellammare di Stabia. Asse est-ovest, oltre le mura, città e campagna, all'ombra del Vesuvio, itinerario da Pompei del Colano verso il Vesuvio, tra archeologia, geologia e agricoltura, e da nord a sud, sviluppo degli approdi turistici esistenti per l'accesso all'area vesuviana da mare. Questi, diciamo, sono gli assi che hanno individuato per sviluppare il turismo nella zona. Allora, quali sono le linee strategiche previste? Abbiamo migliorare le vie di accesso e l'interconnessione tra i siti archeologici, cioè bisogna intervenire affinché ci sia un'interconnessione tra i vari siti del territorio, quelli di Ercolano, quelli di Torre del Greco, di Torre Annunziata, e sia facile accedere in diversi modi. Poi abbiamo il recupero ambientale, cioè si passa attraverso anche, diciamo, progetti di bonifica e riqualificazione. Il piano strategico passa attraverso questi ambiti per poter rivalorizzare la zona e quindi attirare il turista in un ambiente naturale sano. Riqualificazione e rigenerazione urbana, e poi la linea strategica della promozione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni, forme di partenariato pubblico-privato, coinvolgendo le organizzazioni non profit della valorizzazione
patrimonio culturale. Questo, diciamo, è l'aspetto sostanzialmente preso identicamente dalla legge, in cui mette in evidenza che in sostanza i soggetti privati possono intervenire in questo piano in due modi: o attraverso forme di partenariato pubblico-privato, quindi prevedendo un investimento e poi una parte dell'investimento arrivano da fondi pubblici, e l'altro attraverso sponsorizzazioni e erogazioni liberali, che sono quelle previste nell'Art Bonus, che è il decreto Franceschini. Che cosa dice l'Art Bonus? Dice che io posso scegliere un sito culturale del mio territorio, investire 1.000 e lo Stato mi restituirà il 65% del mio investimento, quindi 650 lo potrò detrarre come risorsa investita su quel bene. Questo ha un senso, perché se io posso, ad esempio, sono un'attività che può trarre beneficio dalla riqualificazione, faccio l'esempio di Villa Sora, io faccio un investimento di questo tipo, vincolando, diciamo, il Ministero a intervenire direttamente su Villa Sora e potendo monitorare l'utilizzo dei fondi grazie, diciamo, ad alcune trasformazioni di quel decreto che ha introdotto il Movimento 5 Stelle, che ha creato un portale di monitoraggio dei fondi, ma anche di monitoraggio, diciamo, dei lavori all'interno di ogni sito culturale e di informazioni di accessibilità al sito turistico. Allora, qui vediamo la linea strategica 1, che cosa significa? Le vie di accesso e interconnessione, accessibilità su rete ferroviaria, accessibilità via mare, accessibilità su gomma e interscambio e connessioni con i siti archeologici. Cioè, quindi, gli investimenti dovrebbero andare a riqualificare, a garantire un facile accesso del turista attraverso potenziamento di tutte queste linee. Poi, per la linea strategica 2, c'è il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, quindi l'individuazione di aree industriali del nostro territorio dismesse che possono entrare all'interno di un progetto di riqualificazione, sempre dal punto di vista turistico-culturale, cioè messa a disposizione di un progetto turistico-culturale. Recupero della fascia costiera, questo ci riguarda direttamente, recupero del passaggio agricolo e agricolo periurbano, che riguarda anche il nostro territorio, di più, diciamo, quello che si avvicina al Vesuvio, il territorio che, diciamo, le pendici del Vesuvio, in cui si pensa in un recupero e riqualificazione dal punto di vista turistico per tutti i territori. Rigenerazione urbana, quindi interventi recupero e valorizzazione a fini turistici delle attività commerciali e artigianali in volumi dismessi. Rigenerazione urbana significa anche intervenire sulle vie eventualmente stradali che possono garantire un facile accesso, una facile connessione tra i vari siti e le varie aree culturali del territorio. Questo è quello che vi dicevo, i modi in cui si può intervenire. Il passaggio che ho tralasciato prima è che, così come imprenditori intervengono attraverso queste modalità, le associazioni culturali intervengono mettendosi, diciamo, a disposizione del tavolo grande del progetto Pompei per la valorizzazione, per la promozione culturale dei determinati siti del territorio. Questa è la parte che più concreta, che ci interessa da vicino e che andremo a affrontare oggi, diciamo, dopo il quadro generale di come dovrebbero essere gli interventi per l'area distrettuale da Portici a Castellammare. Vediamo. Allora, questi sono i tempi. Guardate. Il progetto, cioè le linee strategiche che abbiamo visto sono state emanate il 7 gennaio. Ora, degli enti locali sani si sarebbero organizzati per coinvolgere dal 7 gennaio in poi tutti i soggetti interessati,
in modo da fare un progetto che serve al territorio, coinvolgendo gli imprenditori, coinvolgendo le associazioni. Invece questo non è stato fatto, per cui siamo noi oggi a supplire in sostanza un lavoro che andava fatto dagli enti locali. In realtà gli enti locali hanno presentato delle schede progettuali che però non significano progetti che saranno necessariamente approvati e realizzati all'interno di questo piano, ma delle schede progettuali che hanno permesso di individuare quali sono i siti importanti del territorio e quali sono le strategie che i vari enti vorrebbero realizzare per valorizzare culturalmente il territorio. L'avvio dei tavoli tecnici è avvenuto il 21 e noi ad oggi abbiamo poco più di un mese, perché la scadenza, vedete, il 12 aprile, per poter presentare dei progetti al tavolo del grande progetto Pompei che si occupa della buffer zone. Successivamente ci sarà una verifica di questi progetti, vedete, il 19 luglio, per cui ci sarà anche ancora la possibilità di rigettare e rimodulare i progetti presentati, finché poi il 13 agosto, in una data dove tutti siamo molto attenti a quello che accade, il 13 agosto ci sarà l'approvazione, diciamo, del piano strategico definitivo, formalizzazione dei progetti, piano strategico definitivo e approvazione del piano strategico. Questo è l'email che vi dovete segnare adesso ed è diciamo per ora il sistema di partecipazione che ha individuato il tavolo del grande progetto Pompei. Cioè, se io ho un progetto imprenditore, io associazioni culturali mi voglio mettere a disposizione in qualche modo per lavorare su il progetto della Buffer Zone, do la mia indicazione attraverso questa email. Ad oggi, per quanto io sappia, l'unico che è stato audito, l'unico soggetto che è stato audito dal tavolo tecnico è l'Unione degli Industriali, che presenta un progetto che forse avete letto su qualche sito, sull'Espresso lo riportava, c'è anche degli articoli online, che parla di questo grande progetto che chiamano la Las Vegas tra Pompei e Torre Annunziata, questo grande incubatore che dovrebbe resort accogliere in modo naturalistico, culturale i turisti di Pompei e costruire un'area che va da Pompei fino alle spiagge di Torre Annunziata e Pompei, che è un vecchio progetto, trovate qualcosa anche nei video, all'epoca di Monti fu presentato in Francia, mi pare, quindi è una cosa che adesso viene riproposta, che noi qua, in quanto progetto elaborato, non è che contestiamo, però diciamo che non può essere né l'unico progetto, perché è un progetto molto grosso e probabilmente prenderebbe tutte le risorse che possono essere spese in quest'area, né può essere gestita la cosa in questo modo senza un vero coinvolgimento dei soggetti importatori di interesse del territorio. Adesso qui inizia un'altra fase che non presenterò io, perché sono lavorati i gruppi locali nel recuperare questo materiale, che sono le schede progettuali che il comune di Torre del Greco ha presentato al direttore UNESCO nella sovrintendenza di Pompei. Queste schede progettuali sono state difficilissime da reperire in tutti i territori, in alcuni territori ancora non siamo riusciti a prenderli, come quello di Castellammare di Stabia, altri sembra che non esistano, quindi c'è anche da dire che sembra che alcuni enti locali non abbiano neanche percepito l'opportunità che si sta creando per il proprio territorio, perché non hanno quell'attenzione su questi temi. E vi dico che questa attenzione, cioè
La cosa che ci dice che questo sarà un asse strategico importante per il nostro territorio è il fatto che poche settimane fa l'Unione Europea ha garantito 480 milioni di fondi europei per le regioni del sud su progetti strettamente legati ai beni culturali. Quindi i nostri amministratori dovrebbero comprendere che questa è una linea strategica di sviluppo e di investimento importante e non bisogna gestire queste risorse in malo modo o in modo non organico con tutti gli enti locali. Noi oggi abbiamo fatto questo incontro, poi il lavoro è di raccolta anche di tutti i vostri contatti per cercare di costruire una rete. Ieri abbiamo fatto l'incontro a Torre Annunziata, abbiamo fatto l'incontro a Pompei e abbiamo incontrato gestori di B&B, abbiamo incontrato l'ASCOM, abbiamo incontrato imprenditori che gestiscono hotel, abbiamo incontrato anche start-up di giovani che start-up turistiche di un gruppo di giovani che ha utilizzato un fondo che ha istituito il Movimento 5 Stelle, 2 milioni per le start-up turistiche innovative. Questo gruppo si è anche messo a disposizione per cercare di fare rete, nel senso molti naturalmente, molti portatori di interesse che abbiamo coinvolto naturalmente non hanno il progetto già pronto o non avrebbero la possibilità di scrivere un progetto in così poco tempo di elaborarlo e presentarlo. Quindi noi cerchiamo di costruire questa rete in modo che in questo momento ci possono essere anche delle progettualità molto semplici. C'è chi diceva oggi basterebbe creare degli spazi di parcheggio per i pullman vicino a siti culturali come Villa di Poppea, a Torre Annunziata dove non c'è questo spazio, e anche in altri luoghi. Allora noi cercheremo di mettere a sistema, il nostro lavoro oggi sarà di supporto, né di intermediario, ma un supporto reale che vuole fare in modo che chi solitamente è stato escluso sostanzialmente dai grandi giochi che avvengono sul nostro territorio a scapito nostro diventa oggi invece protagonista, e noi oggi abbiamo un'arma in più perché possiamo monitorare tutto il processo, possiamo verificare con il direttore generale perché eventualmente alcuni progetti non sono stati considerati, perché alcuni soggetti non sono stati auditi, e monitorare tutto il processo. Questo sarà il nostro ruolo, ma il ruolo propositivo di idee, proposte, di protagonismo spetterà a voi.